L'Europa è in pericolo? Evidentemente sì. Non dimentichiamo che lo scontro attorno alla crisi greca si determina in un momento in cui i cosiddetti confini esterni dell'Unione Europea sono segnati a fuoco dalla guerra, a est, a sud, a sud-est, nel Mediterraneo. Tutto questo non è marginale rispetto ai problemi di cui stiamo discutendo questa sera. Anzi, li qualifica ulteriormente dal punto di vista politico e aggiunge in qualche modo drammaticità a questi problemi. Tanto più importante, evidentemente, è la scommessa sull'europeismo politico, sempre per riprendere i termini di Roberto, che in particolare il governo greco Siriza sta facendo in questo momento, trovando echi, disponibilità a mobilitarsi all'interno di settori significativi della società europea, all'interno di settori significativi dei movimenti europei, come ad esempio nella coalizione Bloc Party. Indubbiamente, in questo scenario, ripeto, così drammatico, in cui davvero è in discussione l'esistenza dell'Europa, in cui davvero è in discussione la forma, la natura dello spazio europeo, oltre che del progetto europeo, si è aperta in questi mesi una nuova straordinaria occasione politica, l'occasione di rompere quello che in molti in questi anni abbiamo definito l'estremismo di centro che ha governato l'Europa, in particolare negli anni della crisi, l'occasione, per dirla in termini semplici, un po' retorici, di reinventare lo spazio europeo come spazio di libertà e di uguaglianza. È vero quello che diceva Alberto ed è estremamente importante. Questa occasione l'hanno costruita prima di tutto i movimenti e le lotte negli anni della crisi. Movimenti e lotte che sono stati particolarmente intensi in paesi come la Grecia e la Spagna, dove non a caso oggi l'occasione si presenta in modo più nitido. Queste lotte, questi movimenti, anche in paesi come la Spagna e la Grecia, si sono trovati di fronte a dei limiti radicali dal punto di vista della loro efficacia, della loro capacità di incidere, della loro capacità di determinare delle effettive conquiste, degli effettivi cambiamenti. E questi limiti possono essere ricondotti da una parte al capitale finanziario, all'azione determinante del capitale finanziario all'interno di quello che è oggi il capitalismo, e dall'altra parte alla dimensione europea della crisi e della gestione della crisi. Allora credo che sia effettivamente molto importante sottolineare, in primo luogo, che partiti come Siriza e Podemos sono nati dalla corretta individuazione di questi limiti, di limiti connaturati all'estensione orizzontale delle lotte e dei movimenti. Ma in secondo luogo dobbiamo aggiungere che il governo greco, il governo di Siriza,
si è immediatamente trovato di fronte ai medesimi limiti. Se guardiamo ai negoziati che si svolgono in questi giorni, è evidente che Syriza si sta confrontando con il limite finanziario e con il limite europeo. Con l'azione del capitale finanziario, che è bene non considerare sinonimo dell'azione della Banca Centrale Europea, e con il limite dell'assetto attuale dei poteri europei. All'interno di questi poteri evidentemente ci sono, e in questi giorni lo vediamo molto chiaramente, delle divisioni, delle contraddizioni, divisioni, contraddizioni che probabilmente stanno cominciando ad attraversare anche il governo tedesco. E Syriza sta giocando precisamente su questi limiti e su queste contraddizioni. Lo sta facendo, a mio giudizio, con una notevole abilità tattica e con una certa lucidità strategica. Una certa lucidità strategica nel senso che è chiaro ai dirigenti di Syriza quello che possono ottenere in questo momento e quello che non possono ottenere. È chiaro che la Grecia da sola non può vincere, proprio perché questi due limiti, quello finanziario e quello europeo, non possono essere affrontati e superati, lo diceva molto ben Alberto, dall'interno dei confini di un singolo paese membro, tanto più quando questo paese membro è un piccolo paese come la Grecia. È evidente dunque che si tratta di costruire una nuova combinazione, una nuova correlazione di forze a livello europeo, che solo questa nuova correlazione di forze può essere la base materiale per alcune vittorie. In questa prospettiva credo che sia particolarmente importante la mobilitazione verso il 18 marzo a Francoforte. Dicevo, ottenere alcune vittorie attraverso la costruzione di una nuova combinazione, di una nuova correlazione materiale di forza. Per fare questo ci vuole tempo. Conquistare tempo significa in questo momento distendere nel tempo l'occasione che si è aperta in Europa. E questo mi sembra il problema fondamentale dal punto di vista tattico nelle negoziazioni di questi giorni tra il governo greco e l'Unione Europea e i creditori. Conquistare una durata dell'occasione che si è aperta. Penso che sia su questo che dobbiamo valutare l'azione del governo greco e dunque anche la coerenza di Syriza rispetto al programma con cui ha condotto la campagna elettorale. Ma dicevo che questa sarebbe appunto la condizione per cominciare a intravedere la possibilità di alcune vittorie. Di quali vittorie parliamo? Se ci poniamo dal punto di vista dell'azione di un governo come quello greco. In questi giorni è uscito un lungo e bel articolo di Yannis Varoufakis, il ministro delle finanze greco che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. Cosa dice rispetto ai temi di cui stiamo
discutendo questo articolo. Dice Varoufakis che l'obiettivo di un governo come quello greco non può che essere quello di salvare il capitalismo europeo da se stesso, di salvare il capitalismo europeo dalle tendenze autodistruttive che ne stanno minando gli equilibri, contribuendo tra l'altro a mettere radicalmente in discussione il progetto europeo. Dunque un obiettivo in qualche modo modesto, quello che Varoufakis ritiene che realisticamente un governo come quello greco possa perseguire. L'obiettivo di salvare il capitalismo europeo da se stesso, aprendo in questo modo spazi per una riproduzione della vita, del lavoro, della cooperazione sociale meno pressata dalla violenza, dell'austerity e della crisi. Questo può fare un governo, questo può fare un partito. Non è un governo, non è un partito a potersi fare carico, ci dice Varoufakis, se lo leggiamo a modo nostro, in questo ultimo passaggio, della materiale apertura di alternative oltre il capitalismo. Io credo che sia vero. Credo che questo solo le lotte e i movimenti lo possano fare. Credo che questo soltanto i movimenti e le lotte lo possano fare nella misura in cui sono in grado di farsi carico della novità della congiuntura politica che si è aperta in Europa. Da questo punto di vista, le mobilitazioni, le azioni, i blocchi del 18 di marzo a Francoforte devono essere riqualificati rispetto alla congiuntura politica in cui ci troviamo, che è evidentemente una congiuntura politica diversa rispetto a quella in cui sono stati originariamente progettati. Mi pare che il dibattito che attraversa la coalizione Occupy, tanto in Germania quanto a livello transnazionale, in particolare in Italia, abbia immediatamente colto questo caso. Pare che giustamente si sottolinei che il 18 marzo non si tratta di andare a contestare genericamente l'inaugurazione della nuova sede della Banca Centrale Europea. Si tratta di andare a chiedere conto, come hanno scritto per esempio i compagni di connessioni precarie recentemente, alla BCE del suo operato in queste settimane cruciali per il futuro dell'Europa. Si tratta di cominciare a investire direttamente la BCE dell'insieme delle rivendicazioni che i movimenti e le lotte hanno costruito in questi anni e che l'occasione politica apertasi in Europa ci consente di scaricare in modo immediato sui poteri europei e in primo luogo sulla BCE. Sulla BCE vuol dire sull'euro. Prima di tutto. Il 18 di marzo abbiamo l'occasione di cominciare a praticare una politica di movimento capace di prefigurare perlomeno una rottura costituente in Europa, proprio perché investe in modo diretto quel livello fondamentale di comando, ma anche di riproduzione della vita, del lavoro, della cooperazione sociale, che è la meta. Se riusciremo a fare questo, avremo fatto un passo avanti nella direzione che indica il documento della Comune d'Europa,
sobriamente intitolato Facciamo la storia.